Buongiorno a tutti, siamo al giorno 2. Allora, io sono pronta per la partenza. Stiamo già caricando tutto in macchina. Mi sono vestita sportiva perché il nostro viaggio sarà molto lungo, dalle 6 alle 7 ore. Mi sono vestita sportiva, guardate, comodissime, scarpe da tennis, pantalone largo, più comode possibile. Verso il sud fa molto caldo, mi hanno detto che fa caldissimo. E quindi sono felicissima di portarvi con me nella mia città, nel mio mondo. Vi farò conoscere la mia famiglia. E quindi cosa dirvi? Andiamo verso Napoli. Eccoci qua ragazzi, aggiornamento. In questo momento siamo partiti, abbiamo fatto un po' di ritardo, sono le 8 e 12, tutta colpa di mio marito, per questo abbiamo fatto tardi. Adesso ve lo devo dire. Comunque, niente ragazzi, ci aggiorniamo. Vorrei cercare di girarvi la telecamera. No, ho fatto una foto, non riesco. Comunque ci aggiorniamo più tardi. C'è un po' di nebbia. Allora, ragazzi, aggiornamento, sono le 9:43. Finalmente mio marito si è deciso a fermarsi per un caffè perché volevo un caffè. L'unica cosa è che non sono potuta andare con lui a prendere il caffè, devo aspettare qui in macchina perché i miei figli si sono addormentati e sinceramente lasciarli da solo in macchina non esiste proprio. Quindi io aspetterò il mio caffè. Ho un sonno, ragazzi, troppo sonno, sto svegliata alle 5 di stamattina. E niente, questa è la nostra prima tappa. E io mi berrò questo caffè e ci aggiorniamo dopo. Eccoci ragazzi, abbiamo fatto già 3 ore di macchina. La stanchezza si inizia a sentire. Vero amore, si sente la stanchezza? Sei stanco? Amore, sei stanco? Ah no, non è stanco. Più scendiamo e più c'è il sole. Al sud ci saranno delle bellissime giornate, mentre il nord pioveva, stamattina pioveva. I miei ragazzi dormono. Continua su a 1 per 63 km. Finalmente i ragazzi si sono svegliati, quindi adesso possiamo mangiare. Finalmente ci siamo. Mangiare qualcosa. Adesso stanno scegliendo cosa mangiare. Allora, comunque il viaggio è lungo e stancante. Sono già stanca. Aspetto loro, vediamo cosa portano da mangiare. Io ho scelto un bel panino con la cotoletta, l'insalata e le patatine.
Eccoci qua, amiche mie, siamo arrivati. Adesso vi faccio vedere la strada che porta al Vesuvio, dove abito io. Si inizia già a vedere la montagna. Eccola qui, ci siamo. Questa è tutta una salita che porta fino al Vesuvio. Vabbè, io naturalmente non abito sopra il Vesuvio, sotto ai piedi del Vesuvio. Comunque questa è la strada, stiamo salendo, guardate quanto è bello. Questa è tutta la strada che io facevo tutti i giorni per portare i miei figli a scuola. Scendavamo la montagna del Vesuvio. Ah, abbiamo pure un cavallino. Nostra destra c'è la Deco, un supermercato molto grande che noi andiamo sempre a fare la spesa. Eccola qui la Deco. Mentre sulla sinistra abbiamo la Valle dell'Orso, un parco acquatico stupendo. Si trova sulla sinistra. Della mia amica, che poi dobbiamo andare a trovare la mia amica. Qui c'è il bar dove io vado sempre, il Blue Delphi. Questa è una pasticceria molto famosa, si chiama La Delizia di Torre del Greco. La Delizia fa dei dolci stupendi, veramente molto famosa. E qui arriviamo alla chiesa. Adesso dobbiamo girare a destra, perché a sinistra si va verso il Vesuvio, si sale proprio la montagna del Vesuvio, mentre a destra si va verso casa mia, che poi anche si può salire anche verso destra sul Vesuvio. Però questa è la chiesa, la nostra chiesa. Poi giriamo verso destra e si va verso casa mia, dove abito io, un po' più giù c'è anche la villa di Giacomo Leopardi, proprio dove abito io, la famosa Villa delle Ginestre di Giacomo Leopardi. Qui c'è anche il mio cognome, perché è un mobilificio, il mio cognome. Questa è tutta la strada che percorro per andare a casa di mia madre, dove sono cresciuta. Qui abbiamo vari ristoranti, sono tutti ristoranti, qui il Grappolo d'Oro. C'è ancora il Grappolo d'Oro. Qua c'è un'altra chiesetta piccola che è una chiesetta privata. E poi si scende verso giù e si va a casa di mamma. Vabbè, ci dobbiamo fermare perché c'è una macchina, c'è qualcuno che sta salendo, quindi ci dobbiamo fermare. Ecco qui, vi faccio vedere l'ultimo pezzo che è scendere a casa di mia madre. Poi mi fermo perché mia mamma non sa che stiamo arrivando, stiamo facendo una sorpresa. E quindi non sa niente. Vi aggiorno. Qui ci sono tutte villette. Da qui in poi iniziano tutte villette. Ci aggiorniamo, ragazze. Allora ragazzi, siccome mi trovo qui a Torre del Greco con una mia amica, stiamo per entrare in questo negozio dove vendono tutte cose, orecchini, collane, cose molto belle, un negozio di una nostra amica e noi adesso entriamo. Allora, aggiornamento, siamo entrati nel negozio, abbiamo comprato tantissime cose, io e la mia amica, lei mi ha regalato anche una maglia, ma la mia amica non si vuole far vedere nel mio canale. Ah.
neanche la figlia dietro. Forse magari domani, dopodomani, la convincerò ad uscire dal mio canale. Ci aggiorniamo, ragazzi. Poi dopo vi farò vedere i miei appunti.